a tutti, spero siate in forma. Ecco un nuovo video che contiene super gadget sorprendenti e affascinanti. Oggi parleremo di veicoli piuttosto futuristici e super cool. Spero proprio che ti piaceranno. Potrai scoprire diversi veicoli, tutti davvero affascinanti e interessanti. Ti ricordo, come sempre, di mettere mi piace, iscriverti al canale e farmi sapere la tua nei commenti. Andiamo! Aeromobile 4.0. L'Aeromobile 4.0 è un'auto convertibile la cui strada e aria non hanno misteri per questo. Aeromobile ha presentato il suo ultimo prototipo di auto convertibile al Salone Aereo di Parigi. È un'auto volante sviluppata da una società slovacca e può ospitare due persone. Come un veicolo appena uscito dal film Transformers, l'auto si trasforma in un aereo. Sì, hai capito bene, un aereo! Per effettuare questa trasformazione, il veicolo deve essere fermato e il conducente deve seguire attentamente le diverse fasi. L'elica, situata nella parte posteriore del veicolo, deve essere estratta manualmente, quindi le ali dell'auto si apriranno automaticamente. L'auto impiega 500 metri per decollare e può raggiungere i 260 km all'ora quando vola. Un altro criterio importante è, per potermi pilotare appunto, è necessario disporre di una patente di guida, che è ovvio, e il conducente sarà in contatto permanente con la torre di controllo. Essendo un nuovo modello, non è ancora testato, ma la società spera di condurre i primi test quest'anno. Tuttavia, la campagna di preordine è già iniziata, afferma Stefan Vazkod. Aeromobile prevede di iniziare a produrre veicoli nei prossimi 2 anni e commercializzarli nel 2020. Quindi questo, amici, è il nostro anno. SBU Self Balancing. Il monociclo ha la capacità di offrire un bilanciamento automatico e rimane un veicolo completamente motorizzato che può muoversi ad una velocità di 20 km orari. Con un motore elettrico ricaricabile e un controllo del passo stabilizzato giroscopio, guidare SBU è molto più gestibile di un normale monociclo, che ti darà molto piacere durante la guida. Guida senza pedalare, mentre SBU si bilancia per te e durante questo periodo goditi le mani libere mentre ti porti per il resto del mondo. Quando si sovrappongono le SBU, sporgersi in avanti e il dispositivo risponderà avanzando. Più ti inclini, più veloce accelera. Per rallentare, inclinati all'indietro e il freno del motore elettrico si adatta alla tua velocità. Con l'accelerazione supportata dalla SBU, sarai in grado di utilizzare il tuo equilibrio per sterzare a sinistra e a destra. Non c'è dubbio che l'uso della SBU ti farà divertire, ma è anche un comodo gadget per spostarsi da un punto all'altro senza preoccupazioni. Lo pneumatico, in stile mountain bike, può resistere a diversi tipi di terreno, quindi puoi guidare in sicurezza e persino attraversare un marciapiede senza problemi. Quando spingi SBU al suo limite, il computer di bordo ti riporterà automaticamente per tenerti al sicuro, mentre il freno rigenerativo recupererà la parte dell'energia persa durante la decelerazione. Mercedes-Benz Maybach Ultimate. Mercedes-Benz ha recentemente presentato un video abbastanza rivelatore sul suo nuovo prototipo di berlina SUV grande. Nel video possiamo vedere molti elementi del design, tra cui la griglia coperta di cromo, un tetto panoramico a 2 sezioni, le maniglie delle porte che possono essere estratte dal telaio e, se necessario, il logo Ultimate Luxury. Il prototipo rappresenta un audace tentativo da parte di Mercedes di dimostrare le possibili estensioni della combinazione di SUV e berlina di lusso, pur mantenendo gli elementi chiave del design del marchio. È importante notare che il prototipo è in fase di sviluppo per un possibile marketing solo in Cina. Tuttavia, è del tutto possibile che molti elementi di design e meccanici possano eventualmente migrare verso altri modelli del marchio.
Super Yacht Sub 3. L'oceano profondo è una delle poche aree inesplorate del nostro pianeta, ma non devi essere uno scienziato per apprendere i segreti. Ed ecco come. Una delle caratteristiche più interessanti di questo sottomarino è la sua capacità di raggiungere profondità maggiori. Il modello predefinito può raggiungere profondità di 90 metri, ma con opportuni miglioramenti può scendere a profondità di quasi 205. Anche a queste vertiginose profondità, l'interno del sottomarino rimane a suo agio con i suoi sedili in pelle, il suo ambiente a temperatura controllata, il suo sistema di audio Bluetooth e in effetti puoi ascoltare i tuoi brani anche nei fondali marini. Il Super Yacht Sub 3 è progettato per essere semplice da usare e guidato con un joystick appositamente progettato, che mantiene automaticamente profondità e prua. Il sottomarino è inoltre dotato di un'importante misura di sicurezza, un interruttore che deve essere attivato ogni 10 minuti per impedire al sottomarino di entrare in modalità pilota automatico e di emergere. Ciò rende possibile cogliere qualsiasi pericolo, ad esempio un pilota che ha un disagio. Gli aggiornamenti opzionali includono luci subacquee, sonar e un braccio manipolatore per spedizioni in cerca di tesori sepolti se è qualcosa che desideri. I progettisti affermano che un programma di allenamento di 2 o 3 settimane sarà in grado di prepararti per il pilotaggio in modo da avere le competenze se necessario. Dopo un breve viaggio in mare, il risciacquo con acqua dolce dovrebbe essere tutto ciò di cui questo yacht ha bisogno, quindi dal punto di vista della pulizia è semplicistico. Una volta all'anno U-Boat Works ti aiuterà anche ad organizzare l'ispezione e la certificazione, ovvero che è costruita secondo la classificazione Det Norsk Veritas Germaniser Lloyd. Toyota E-Road. La particolarità della Toyota E-Road è che è larga meno di 1 metro e può trasportare 2 passeggeri uno dietro l'altro. Piuttosto pratico, soprattutto quando vivi in grandi città. Come avrete intuito, quest'auto ibrida, per metà auto e mezzo a 2 ruote, è completamente elettrica. I 2 motori da 2 kW, ciascuno installati nelle 2 ruote anteriori, offrono alla Toyota una gamma che varia dai 35 ai 60 km con una velocità massima di 60 km all'ora. Bene, non c'è niente per organizzare grandi gare urbane, ma è abbastanza bello. Nel suo abitacolo si è posizionato al centro, un sedile elettrico ruota per consentire di entrare e uscire facilmente dal veicolo e nessun velante o pedali, ma un joystick che ricorda i controller dei videogiochi per controllare questa simpatica mini auto da corsa. Su tutta la larghezza della dashboard una schermata in cui scorre l'informazione. La cosa più sorprendente è che pesa soltanto 270 kg, senza batterie, e misura 2,35 m di lunghezza per 1,45 m di altezza e solo 87 di larghezza. Secondo alcuni informatori è stato dato un feedback su questa piccola auto. Si dice che il sedile del conducente non è così comodo e che il posteriore è così stretto che solo le borse della spesa sarebbero comode lì. Per quanto riguarda le finestre, non ci sono pulsanti o addirittura una manovella, quindi tutto ciò che devi fare è alzarla interamente, come ad esempio l'ombra di una finestra nell'aeroplano, e poi fissarla sul tetto. Le porte sono fragili e le chiuderei con una cinghia, non con una maniglia. Ecco, per oggi è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto. E se così dovesse essere, non esitare a contattarmi, scrivermi nei commenti e mettere mi piace. Alla prossima!